Buongiorno a tutti, buon sabato. Per il video di oggi non sono riuscita a trattenermi dall'utilizzare i nuovi ombretti della Minerale Puro della collezione estiva. Ho voluto realizzare un look molto, molto estivo, molto colorato, molto fresco, che ricorda appunto i colori vivi e allegri dell'estate. Nel dettaglio, ho voluto utilizzare un colore lilla, un colore rame, intensificare la zona all'esterno dell'occhio con un ombretto viola più scuro e per la palpebra inferiore ho voluto dare luce con un ombretto verde brillante. Iniziamo subito. Partiamo applicando su tutta la palpebra mobile una base color lilla. Io in questo caso uso un matitone ombretto cremoso della NYX. Sfumiamo bene. Ora prendiamo il nostro ombretto color lilla e lo applichiamo inizialmente picchiettandolo proprio col dito sopra la base ancora leggermente umida. Ora in questo modo il colore risulterà più saturo. Quando il più grosso col dito è fatto, andiamo a rifinire con un pennello piatto per ombretto. Prendiamo ora un pennellino di precisione a lingua di gatto. Questo che potrebbe essere un valido sostituto del mio solito pennellino a lingua di gatto, questo è della Elf, e un ombretto viola scuro, e andiamo a creare una piccolissima, diciamo piccola, zona d'ombra qui alla fine dell'occhio. Do una leggera sfumata con un pennarello a penna. Ora verso l'interno dell'occhio, non verso l'esterno. Dopodiché prendiamo un ombretto color rame e un pennello per sfumare abbastanza lungo e stretto. E andiamo a applicare il colore oltre il viola. Intensifichiamo leggermente il lilla dove pensiamo che sia stato troppo coperto. E passiamo alla palpebra inferiore. Puliamo sommariamente il meglio che possiamo il nostro pennellino di precisione e prendiamo l'ombretto verde brillante. Bagniamo il pennellino e applichiamo l'ombretto verde sulla rima esterna inferiore. Dato che il colore è molto chiaro, probabilmente dovrete ripetere questo passaggio più di una volta. Ora
Quando l'intensità del colore vi soddisfa, passiamo alla rima interna inferiore. Per questo trucco voglio rimanere abbastanza fresca, leggera, quindi non farò la mia solita riga di eyeliner sopra, ma mi limiterò a delineare la rima interna inferiore e quella interna superiore, come visto che io non sono in grado di passare la matita direttamente nella rima interna superiore, prima coloro la rima interna inferiore con una matita nera, questo mi ero scordata di dirlo. Faccio una bella riga scura e, come ci insegna il nostro amico Wayne, Ghost Makeup Artist, strizzo l'occhio in modo che la matita nera messa sulla rima interna inferiore si trasferisca con la pressione su quella superiore. Ripetiamo questo passaggio un paio di volte in modo da essere sicuri che ci sia abbastanza colore anche sulla rima interna superiore. Non mi sono ancora incasinata con superiore, inferiore, interna, esterna, boh, vabbè, succederà. Da qui probabilmente non riesco a farvelo vedere. Comunque il colore si è trasferito sulla rima interna superiore. Quando anche qui abbiamo raggiunto un'intensità soddisfacente, diamo l'ultima passata sulla rima interna inferiore. Terminiamo gli occhi con una passata di mascara solo sulle ciglia superiori. Lo applichiamo cercando di fare attenzione a non sporcare, avvicinando il mascara troppo alla base delle ciglia, a non sporcare la palpebra superiore, perché non abbiamo la matita nera o la matita colorata in questo caso che ci protegge da eventuali macchie di mascara. Se dovesse succedere che la palpebra si sporca ugualmente, adesso controlliamo se è successo. Sì, non so se vedete, prendiamo il nostro pennello sporco ancora di ombretto lilla e da sopra andiamo a ripassare il viola quando ancora il mascara è fresco, in modo che, diciamo, venga mimetizzato. Sulle guance ho applicato un fard color albicocca, questo qui. Mentre per le labbra ho utilizzato un gloss rosato con micro glitter dorati e argentati. Bene, il look è finito, spero che vi sia piaciuto e al prossimo tutorial. Ciao ciao!